Ciao, sono Mario, 42 anni. Ben ritrovati ragazzi al secondo gameplay di The Evil Within per PlayStation 4. Partiamo dunque subito con il gameplay. Ricordo tutti che ieri ho caricato in anteprima italiana sono stato uno dei pochissimi canali YouTube ad aver unboxato The Evil Within, visto che sono riuscito ad averlo in anteprima. Qua, scusate, sto caricando ancora i dati del profilo. Adesso andiamo con il secondo gameplay, il capitolo 2. Ricordo a tutti che il gioco lo giocherò tutto per la prima volta con voi qua su YouTube. Quindi facciamo continua. Spero di riuscire a portarlo a termine. Domani che è domenica cercherò di registrare almeno altri due capitoli in maniera di farveli avere su YouTube tra domani e lunedì. E poi vediamo, non so quanti sono i capitoli. Il capitolo 2 si chiama Quel che rimane. E quindi dopo il bordello che era successo nel primo capitolo, tra l'altro ovviamente se non volete spoilerarvi il gioco non guardate questi video, ma mi sembra abbastanza normale. Quindi questo è l'inizio del secondo capitolo che sto vedendo con voi per la prima volta. Salta, tieni premuto. Beh, ovviamente non saltiamo qua. Dopo che siamo precipitati con l'ambulanza, ci stanno portando su un lettino. Non so chi diavolo siano questi due. Chi sono questi due? Diufaus. Maglia! Diufaus! Tutto rosso. Si sono fermati. Diceva Maurizio Mosca, ma cosa sta succedendo? Cosa sei sto? C'è qualcosa qui che devo fare? Tipo per liberarmi, mi devo liberare. Chi è questo? Oh! Ma fate film! Aiuto! Ma dove ti ancora mai? Ma fate film! Ah, era un incubo. Ah, d'accordo. Anche Maurizio Mosca diceva sempre. Un'altra cosa che diceva sempre era. Ah, d'accordo. Quindi, X. Rinvenuti cadaveri. Cadaveri trovati vicino al lago. La causa del decesso resta sconosciuta. Nel villaggio di Elk River sono stati ritrovati circa 10 cadaveri, tutti mutilati. Molti abitanti mancano ancora l'appello. Benissimo, il gioco tra l'altro è in bianco e nero. Non so se sia dovuto al fatto che sono mezzo... Penso sia fatto apposta che sia... Ehi, c'è nessuno? Nessuno? Au, au. 740704. Apri di affa. Siamo svegli. Siamo svegli. Come stanno tutti? La città? Di che cosa sta parlando? Al momento c'è soltanto lei qui. Di che diavolo sta parlando? Amici di Striscia, salve dal vostro Moreno Morello. Ma dove è andata l'infermiera? Questo è il posto che fa per lei. Lei qui è a casa sua. Sono stato ricoverato. Temo di non poter rispondere. Ma come? Prego, firmi qui. Tieni premuto. Se non firma qui, non c'è modo di proteggere i suoi ricordi. Ma fate firm. Ah, è un salvataggio questo qua. Salta fuori che era un salvataggio. Vabbè, salviamo. Ma salva di affa! E adesso? Di qua, prego. Niente, devo andare dall'altra parte. Devo passare dalla parte... Cioè, diciamo, dove era lei, invece niente. Devo andare di qua. Micchia, sembra figo sto gioco. Cazzo, madonna. Come dice Odore Yuri... Odore di ospedale. Odore di ospedale. Come dice Yuri, il commesso del GameStop. Una sedia. Arda caruba. Quindi? Va tutto bene. Si calmi. Ma fate furba, cretina. Sono calmo, dai. Si prego, si sieda.
BFA. Mezzo morto. Che diavolo? Che diavolo sta succedendo? Aiuto! Non opponga resistenza. È per il suo bene. No! Basta! Potenzia. Cosa devo fare qua? Il gel verde può essere usato per migliorare i parametri di ogni abilità. Ah, ma serve solo per potenziare. Ecco fatto. Visto? Ora va meglio. Ah, oh, questa sedia qua... Sto impazzendo! Pazzetta. Cosa glielo fa pensare? Vedo un po' di robe strane. È normalissimo, voglio dire. Io aspetterò. Che cacca cade? Attenzione! Ah, siamo di nuovo nell'ambulanza. Guarda caso, non siamo morti per far andare avanti il gioco. In mezzo alle fiamme è sopravvissuto? Vabbè. Che cazzo è successo? Porca puttana. Sì, ricordiamo a chi vedi gameplay. Diavolo sta succedendo. Quel che rimane a capire lo tieni premuto. Ah, è per vedere. No, dicevo che... Ecco qua, Kidman. L'ambulanza dove che sei? Caduta. Nicole Kidman, dove sei finita? Stanno dicendo che la grafica sgranata credo sia fatta apposta a questo effetto dai programmatori. Come potete ben vedere, la grafica è un pochino sgranata. È proprio un effetto volutamente fatto da Mikami, Shinji Mikami e company, insomma. Qua ricorda molto Resident Evil 4, cioè un pochino. Che era, diciamo, una foresta. Minchia, che figo. Sembra figo sto gioco. Cazzo, madonna. Attacca i nemici corpo a corpo a mani nude o con un'arma da mischia. Ah, salta fuori che c'era questa cosa qua. Cosa sono ste robe qui? Ci devono far rigettare. Ma che scherziamo? Ma io sto andando a caso qua, non so. Passiamo di qui. Andiamo verso la luce. Incredibile Castellanos è nella merda. Castellanos o Castellanos? Come cazzo si pronuncia? Forse dovevo andare di là. Sì. Credo, non lo so. Ragazzi, non lo so. Ma dove sia? Come mai? Porca puttana. Quindi qua forse devo schiacciare una lanterna. Chi è? Sarà sicuramente uno zombo. Un zombie. Un zombo zombie. Uè, fate fur, cretina. Checkpoint. Tia fa. Ma che stai a magnà? Ma vattene a biander culo. Scusi, che cosa è successo? Oh, la pistolina. Fate fur deficiente. Ah, è Connelly, quello lì che guidava, che si è trasformato. Ricordiamo che nel primo capitolo, tra l'altro, non ho sparato un colpo. Cazzo è, Dio fa. Beh, questo è un chiaro omaggio, almeno sembrerebbe, a Resident Evil. Attenzione! Fate furbo, Dio fa. Basta. Muore. Sembrava un chiaro omaggio, anche con la testa staccata, al primo fantastico Resident Evil. Beh, ditemi se non è uguale. Ovviamente la location è diversa, adesso non è che possono fare tutto uguale, eh. Però questa scena qua ricordava molto il primo Resident Evil. Andiamo avanti, va, Dio fa. Ingman qua, sono terribile, ciao! Revolver. Questo è l'inventario. Ah, ecco, con L premuto la levetta sinistra, usiamo la. Chi è quello di affa? Fate fur. Usiamo la lanterna. Io direi di prendere prima qui. Ma tra l'altro ho solo due colpi. Ma fatti furbo, non fare l'attore. Male, ah, ecco. Male.
Ehi. Male, male. Volevi avvisarmi di questo? Sembri un po' deficiente. Tu sei Leslie, dico. Vero? Sono un poliziotto. Forse posso aiutarti. Aiutarti? Merda. Come faccio a portarti in un ospedale? Ospedale. 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 Ospedale! Ma che me stai a pià per culo? Questo qua mi sa che... ormai ha il cervello in pappa, eh. Disarma le trappole. Pozzi di trappola ottenuti. Pozzi! Ho letto pozzi anziché pezzi. Pezzi di trappola ottenuti. I pezzi di trappola servono a preparare dardi per la balestra agonia. O agonia. Agonia, diaffa. Si usano nell'inventario. Sto leggendo come trapattoni. Tra l'altro, senza gli occhiali. Sto giocando senza gli occhiali. Non vedo un cazzo e... non riesco a leggere. Bene, andiamo avanti ragazzi, perché Dio fa. Oh, con L1 possiamo scattare. Però consumiamo l'energia. Quanto capisci l'energia della corsa, ovviamente non l'energia vitale. Proiettili. I corvi come in Resident Evil. Avvicinati a un nemico a terra e premi cerchio per bruciarlo e distruggerne il corpo. Consumerai un fiammifero. Se nemici dello stesso tipo sono abbastanza vicini tra loro, puoi bruciarli con un solo fiammifero. Puoi bruciare altri oggetti oltre ai cadaveri e ai nemici. Bene, proviamo allora a sto punto. Intanto prendiamo i fiammiferi, perché mi sa che questi sono... ma uno solo? Ma che ne sappia per culo? Cioè, un pacco di fiammiferi, c'è un fiammifero dentro. Vabbè. Ma fate furia, fa. Tra l'altro è impossibile che un corpo bruci con quella velocità lì. Comunque, sono super fiammiferi. Sono i fiammiferi di Satana questi qua che... ma vade via il curdio, fa. Qua c'è un'altra di quelle capanne che ricorda un po' Resident Evil 4. Ci sono stati degli accenni alla saga di Resident Evil in questo inizio, direi. Chi è di affa? Ma fatti furba, carabina. È caso di spaventarmi così? È finita nello specchio. Tra l'altro lui è terrorizzato. Cos'è? Ma dai di affa, c'è niente. Date da fe. Che è quella roba lì? Ma di affa! Diario di Sebastian Castellanios, che saremmo noi. Novembre 2004. Finalmente il distintivo, detective Sebastian Castellanios, mi piace. Mi sembra di averci messo una vita, ma dicono che io sia stato uno dei più veloci a scalare la gerarchia. Non vedo l'ora di iniziare, sono certo che come detective sarò meglio che come sbirro e non dovrò più indossare quella dannata uniforme. Anche l'aumento di stipendio non è male. La polizia ha bisogno di aiuto. Ultimamente i crimini sono aumentati in maniera preoccupante. Crimson City, la mia città, è il mio dovere proteggerla, cazzo. Fabri fibra, cazzo. Oh, merda. Ma che cazzo è? Un altro punto di salvataggio, tieni premuto. Andiamo attraverso lo spazio. Ma torna di offa. Di nuovo qui. Maria di Ufaus. E che tu stia diventando pazzo, questo l'avevamo capito, eh. Adesso ci abbiamo la pistola o no? Beh, sì. Bella la visuale che si avvicina. Si avvicina un pochino troppo, quasi in prima persona. Quindi sono di nuovo nell'ospedale. Ma quindi con gli specchi passiamo da una parte non all'altra. Non so dire se l'incubo fosse quello di prima o questo. Che cosa le succede? Ma guardi, io salvo di nuovo a sto punto. Se per lei... fatti furba di affa. Creiamo un altro slot così a caso. Non capisco perché quando salvo è come se si incantasse, ma... ti sparo, Diovano! Niente, gli punti la pistola, lei tranquilla, si risiede, bene, andiamo avanti a fare. Qua possiamo potenziare di nuovo. Ma torna, Dio fa. Questa sedia assurda qua. Armi. Cosa c'è? Livello 2.
Moltiplicatore del danno, cadenza di tiro, tempo di ricarica, precisione, danno critico. Beh, io direi facciamo, ma assolutamente non ho nulla. Ma dio fa, ho sbagliato, fate furbo, carrettino. Scusate ragazzi, ho sbagliato, devo rientrare. Andando avanti di questo passo durerà 7 ore più o meno il capitolo 2. Allora, riserva. Ma tanto non mi fa potenziare un cazzo. Ma dio fa. Abilità. Barra vitale, niente, tutto più di... Pensavo di riuscire con 900 punti di riuscire a fare qualcosa, invece niente. Bene, tornando indietro, io adesso non so di qua da che parte bisogna andare, ma io... C'è lo specchio di là. Proviamo a sto punto a riprendere lo specchio. Queste porte qua si aprono. Ma apri di affa. Non apre. Questa non si apre. Credo che bisogna di nuovo andare nello specchio. Comunque proviamo. Niente. Andiamo nello specchio. Se di qua che sì. Quindi devo continuare di là o di qua? Boh. Io continuo di qua. Maria Eduarda, come mai? Ma fatti fior, cretino! Ma due addirittura. Si è chiuso quello lì. Cosa ha detto quello lì? R1 più X, uccisione silenziosa. Impari a piamme per culo. Fatte fur. È scappato quello lì. Ma tra l'altro io... Ma fermati di affa. Supera gli ostacoli, attraversa le finestre. Vabbè. Non stavo solo vedendo che io ho sempre solo due proiettili del cazzo. Ma essendo un survival horror coi controcoglioni, almeno sembra finora, è ovvio che io abbia soltanto due proiettili. Ma cosa succede? C'è una madonnina qua. È la madonna. Ma usate. Nel fuoco qua non fa niente. Bene, proseguiamo di qua ancora. Poi di qua vediamo cos'altro c'è. Ehi, siete di queste parti? Non so dove... Ce la faccio! Ma che cazzo sta facendo? Che sta succedendo? Cazzo è? Una birra? Quindi non devo farmi vedere qua. Boh, c'è il checkpoint. Diciamo che non è consigliabile farsi vedere, eh? Mi dire che mi ha visto già, è impossibile. Dove è andato? Qua dietro. Ma io corro. Guardate cosa volete. Aiuto! Prenditi i proiettili, io fa. Che fai? Aiuto! Prendi la pistola! Sta secco. Sta secco! Sta secco, ti fa!
Aiuto! Apri gli affari. Come ricarico l'arma? Ma scusa, no? Ah, ma ho preso i fiammiferi. Ma che cazzo me ne devo fare i fiammiferi? Ma fate... Aiuto! Oh... Madonna, come vai? Ma ho detto, volevo provare a vedere se magari scattava, che era una cosa che magari mi faceva appena appena, invece mi ha fatto saltare in aria proprio, veramente proprio. Scusate, sono morto come un cretino. Dai, che fa? Non state proprio bene, bene, bene voi, eh? Ma allora a questo punto proviamo un po' a tirare la birra laggiù. Vediamo se. Vai. Non mi pare che sia andato laggiù. Ma uno sì. Uno è laggiù. Proviamo a far fuori quello. Era molto silenziosa, molto silenziosa, il girato di spalle. Ma Cristo Dio Faus! Aiuto! Questi fiammiferi di affa. Aiuto! Che devo fare? Ma entra lì, Dio fa. Oh! Sei incoglionito ormai! Ma vaffanculo, vai, Dio fa. Poi c'è la sempre la solita cosa. Aiuto! Corri, 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 corri. Amanda è libera! Continuiamo a fare il giro qua. Ruottolo! Ruottolo! Cosa ho preso? Siringa. La provenienza del medicinale contenuto in questa siringa da viaggio è ignota. Ma ripristina discretamente la salute. Bene. Come faccio a... No, no, aspetta, bastardo! Come faccio a usarla? Con su? Destra? No! Proviamo ad andarci a nascondere un attimo, vedere di usare sta siringa. Madonna. Come la... Così? Ah, ok. Ho acceso un falò qua. Però non era il caso di accenderlo, devo andare a fanculo, vadi a fan. Ma corri però, Cristo! Ho un altro lì di affa. Aiuto! Checkpoint. Fatti furbo, non fare la torre. Aiuto! Tra l'altro con questi scattini, ma fate cretino. Aiuto! Cari 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 cari. Vai che si è chiusa. Arriverà. Arriverà. Ma Dio Faus! E quindi? Aiuto! Mario. Oh 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 no. Oh 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 oh. Come faccio? Aiuto! Scappa, scappa, scappa. Scappa, 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 scappa. Porca troia. Già non ho più colpi, già mi stanno girando i coglioni, puttana bastarda. Dio fa. Aiuto! Ma corri però.
chiama da un angelo. Mi sono salvato proprio per il rotto della cuffia. Attenzione! Che cazzo è? Disarma. Io sto facendo tutto correndo. Ma andate a fanculo, bastardi. Forse devo andare di là. Botto. Ruotolo. Cazzo. Ma aiuto! Ah, qua c'è la porta, però assolutamente. Aiuto! Sto giocando di un male che la metà va. Vieni, bastardo. Vieni. Oh, siete morti, mi pare. Aiuto! Ma fate fusti, vabbè, però, ma Cristo, ma come non... Non è ancora neanche morto quello lì. E muori, bastardo, Dio fa. Quindi? Sono morti tutti. Giocando malissimo, pur giocando malissimo, quest'inizio sono riuscito a... Poi direi che non si può scendere. Ma Dio fa, ma fate fu. Cavettina, è tutto buio, come fai a vedermi? Matti furbo, non fare la tua. No, 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 no. Maria, guarda. Vai. Sì, che cazzo è? Niente, l'avevo fatti saltare in aria due. Fai attenzione alle trappole ai tuoi piedi, disarma tutte quelle che trovi. Infatti già prima sono passato in mezzo a tre senza disarmarle. Vabbè. Quel che rimane veramente proprio, come diceva il mago Gabriel. Bene, sono morto di nuovo. Miseramente, direi, tra l'altro. Riusciamo a fare un capitolo in maniera completa o... Ma tra l'altro sì, aveva salvato da qua, è già qualcosa, o no? Aveva salvato da qua, sì. Sono un pochino più avanti rispetto a dove ero morto prima. Beh, direi di passare di qua. Come puoi vedere, eh? Rompere i coglioni di FN. Ma questo qua, tra l'altro, io voglio farlo fuori. Se io gli vado così alle spalle riesco. C'è una staccionata. Ma che mi è stata via per culo? Qua c'è l'altro. Ma nell'erba non mi vedo, mi auguro. Ma Dio fa! Porca puttana! Ma muori, Dio fa! Oh, l'ho ammazzato con il... A caso? Siamo da dietro. Ah, girali di là, girali! Ragazzi, io sto andando un po' a caso, sono sincero. È proprio la primissima volta che gioco, quindi... Cioè, la seconda, però. Dico, questo capitolo. Qua è dove sono prima, no? Disarma. Ah, ecco. Ok, l'ho disarmata. Adesso di qua sono dove ero prima, dove sono morto. Quindi da qui, in teoria... Qua non si può andare nella maniera più assoluta, però si può passare qua dentro. Attenzione. Con calma, perché mi sa che ce n'è un altro che rompe i coglioni qui. Sento dei versi. Attenzione, vediamo se ci scopriamo fuori. Dai. Ma vai a cagare, bastardo. Muori lì a fa. E qua che cazzo altro c'è? Tra l'altro... Ho sempre i due colpi inutili della pistola. Direi che possiamo passare piano piano. Ma fate aiuto! Aspetta un attimo prima che passo. Ecco, devo pure morire. Vieni. Oh, come morire? Via fa. Corri. Mica ancora, eh. Ancora! Dai che siamo alla leva qua, vai! X! No, Dio fa! Non mi sono ricordato che c'erano quei due lì, dovevo bruciarli! Vediamo se riesco a passare, attenzione! Ma vaffanculo, bastardi! Ma Dio fa, l'ho fatto tutto bene!
Sì, ma corri, cos'hai? 90 anni! Aiuto! Ci sono le trappole qua, vai! Proviamo a passare di qua! Vai! Venite! Bastard! Vai! C'è l'altra! Vai, muori! Cerchio! Bruciamoli! Vai, muori, bastardo! Dio fa! Oh, là! Ce n'è ancora uno, però aspetta! C'è l'ultimo stronzo. Vediamo se si riesce a prendere nella trappola. Attenzione! Qualche modo di affama. Ma che furbo, carrettino. Oh, siete tutti ben morti, mi pare. Dio fa il telefono, adesso no! Non posso rispondere. Scusate, il telefono che squilla. Amore, hai voglia di rispondere? Amore! Niente, non sente il telefono. Scusate, ragazzi, un attimo il... Dio fa! Ma cresta, Dio fa! Maria, Dio fa! Era mio fratello. Non rompere il cazzo, cazzo! Sto facendo il gameplay, cazzo! In diretta qui, ragazzi. Checkpoint di nuovo. Ma torna di affa. E adesso? Tu non puoi farlo? Sei troppo ipoptizione. Ipoptizione. Come diceva Fabri Fibra. Fabri Fibra, cazzo. Vediamo di qua. Ma alla siringa che tra l'altro prima ho perso miseramente, vediamo se me l'ha calcolata. Beh, assolutamente no. Beh, mettiamoci anche questa energia qua. Proviamo a passare di qui. Santo Dio! Sì, cazzo è! Fate come io, se io non ci fossi. Beh, io direi che è il caso di correre perché sono 97. Aiuto! Siamo qua in mezzo al fuoco. Fuoco nel fuoco! Ma che cazzo è, Dio fa? Aiuto! Quanti sono? Corri! Corri! Ma Cristo! Corri! Ma cos'è? Cos'è? Si blocca qui così. Così male che te lo raccomando, ragazzi. Attenzione, scappiamo. Scappiamo. Uno scattino alla volta. Ruottolo. Non ho proprio idea di dove bisogna andare. Proviamo di qua. Però a caso. Niente, sono sempre circondate dagli uomini e non ho idea dove bisogna andare, ragazzi. Santo Dio! E quindi è di qua o no? Non si capisce. Forse è di qua. Avete di qua? Assolutamente no. Ma come si fa? Guarda che roba che si blocca in... Sono dei bug assurdi. Come si fa a giocare qui? Come si fa, Cristo? Corri! Di qua. Proviamo a tornare indietro a sto punto, ragazzi. Sì, però sono un po' di bug, questo è Roberto Bug, diciamo. Daniele, smetti queste battute pessime. E da dietro di qua? Assolutamente no. Facendo un punto a capo qua. Stava andare dritto per lì. Guarda, meglio levarsi di qui. Come? Vai. Meglio levarsi di qui, però se corri come un anziano, non è che... Cosa devo fare qui? Se lo sapevo che venivo chiuso. Oh, a parte la scena. Le scene ci salvano sempre, vai. Credo. Grande. Incredibile Castellanos, si è salvato con una scena. Con un po' di culo Castellanos
cazzo si è salvato? Senso. Chi è che ha sparato quello lì? È stato lui. Sembrano praticamente sempre dei mezzi mostri come... Oh, capitolo 2 superato. Sembrano sempre dei mezzi mostri come... cioè indemoniati come in Resident Evil 4. Bene, direi che ragazzi, salviamo sopra questo 27 minuti. Sì, sovrascriviamo. Bene, questo era il secondo capitolo di The Evil Within. Spero, come diceva il Mago Gabriel, che vi è piaciuto tantissimo. E niente, chiudo qua il video. Ci sarà poi il terzo capitolo domani, entro domani, spero, mi auguro, Gli Artigli dell'Orda. Il capitolo 3 sarà questo, quindi vado a chiudere questo video gameplay, questo walkthrough, come cazzo si pronuncia. Noi ci ritroviamo presto con questo The Evil Within, cerchiamo di portarlo a termine il prima possibile e di giocarlo sempre qua in diretta con voi su YouTube. Quindi questo era il secondo capitolo. Quel che rimane, il secondo capitolo di The Evil Within. Ci ritroviamo presto qua sull'angolo dei videogiochi di Daniele. Rimanete sintonizzati. Un saluto a tutti. Dio fa.